Dunque, quando poi uno si è affinato vedendo le cose come stanno all'interno di un profilo, per fare le altre osservazioni si può procedere anche con la trivella. Ovviamente, se questo è il caso, di vedere quale sia la profondità alla quale troviamo l'orizzonte asfittico. La trivella consente di procedere abbastanza speditamente, ottenendo delle piccole carotine di questo tipo fino alla superficie. Quindi si va giù di 10-15 centimetri per volta. Eccola, l'altra. Si ricostruisce in maniera molto grezza, ovviamente, il profilo su dei fogli di carta. Si può, ecco, a livello di screziature si può vedere se ci sono anche qua, per ora non si vede niente. Siamo già a una profondità di circa mezzo metro. Non è ovviamente in scala perché con la trivella basta, è difficile. Ecco. Qua ci sono le screziature, siamo arrivati alle screziature, bene, si può ripiazzare la trivella là, questo è il segno che abbiamo in tutte le trivelle del mezzo metro, ecco, sappiamo che questo è mezzo metro, qui l'orizzonte asfittico inizia intorno a 55 centimetri, all'incirca allo stesso livello dove l'avevamo visto nell'orizzonte. Nel profilo che abbiamo scavato in precedenza.